La nautica rende onore al nostro brand Italia, ma si deve intervenire sui porti turistici che dovrebbero essere molti di più. Così la ministra del turismo Daniela Santanchè in occasione della sua partecipazione al Nautic Sud alla mostra d'Oltremare di Napoli, ribadendo che la cantieristica è un pilastro dell'economia italiana. È un settore assolutamente molto importante, è importante che venga fatto a Napoli, è importante perché la cantieristica è un pilastro dell'economia italiana perché sta crescendo con dei numeri molto molto importanti e quindi io come ministro sono orgogliosa di rappresentare il governo che come sapete è molto vicino sia a questo settore e sia al sud perché dobbiamo farlo crescere in termini anche di flussi turistici, di offerte turistiche, di servizi turistici. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando dei porti turistici, riprende il tema di San Giovanni e rilancia l'idea di guardare anche a Mergellina, migliorando la recettività e i servizi a terra. E infine Bagnoli. Si parla molto e si fa poco, quindi noi stiamo rimettendo sul tavolo l'idea di un grande investimento su Napoli Est, di riprendere questo tema del porto a San Giovanni perché quello può essere un'opportunità importante. Anche guardare Mergellina migliorando la recettività e anche i servizi a terra. E poi Bagnoli, l'approdo a Bagnoli rientra nel PRARU che è stato approvato e quindi però seguirà i tempi che sono legati alle bonifiche e alla realizzazione delle opere a terra.